Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo decimo capitolo! Ragnarok, la fine dei tempi. Eccolo qua, Ragnarok, la fine dei tempi. Finalmente l'ultimo capitolo per questa randomizer di Nazume Eleven Go Chrono Stones. E dovrebbero essere 3 episodi, se non mi inganna la mia memoria. O meglio, dovrei metterci 3 episodi perché ci sono 3 partite, quindi una partita a episodio. Più tutta la storia di contorno, ma tagliando qui e là si riesce a ridurre il tutto a un 25-30 minuti massimo. Questo è l'Eldorado, proprio così, la loro base principale, che poi qui vediamo anche un po' il mondo del futuro. Ma il punto è che si immaginavano questo mondo del futuro nel 1970, riferendosi però al 2000, 2001, 2003, no? Questi anni qui. Sappiamo tutti quanti come è andata a finire. Dobbiamo seguire Arex, che è andato qua dentro. Direttore Ark. Bello, bello il logo dell'Eldorado, con tutto il mondo. Vabbè, carino, dai. Proprio preciso, eh. Ah! Mi sembrava infatti che era un po' troppo pulito il posto fuori. Certo che solo qui è tutto rovinato, fuori no, fuori la hall deve essere perfetta. Vediamo cosa hanno da dirci i nostri veci qui. Finalmente ci incontriamo, eh. Chi è quest'uomo? Lui è l'ultima parola su qualsiasi attività della Eldorado, cioè lui dietro tutto quello che è successo. Si dia il caso che noi abbiamo già ripristinato il corso originale della storia, compreso il calcio. E quindi cos'è successo? È per questo che tutto è stato distrutto qui alla Eldorado? È una trappola? Dipende da cosa intendi. Fino a poco fa eravamo nemici, ma ora temo che dobbiamo diventare alleati. E lei crede che aiuteremo proprio la Eldorado. Beh dai, in fondo hanno restituito il calcio, Codster, quindi che problema c'è? Il problema è che gli ultra evoluti sono entrati in possesso della Chrono Stone di Mark Evans. Se non volete combatterli avrete perso per sempre il vostro caro allenatore. Non avete scelta. Guarda, Mark penso che possa fare una bella vita da pietra. Non invecchia, sta lì, se la cilla. Todo dice... Voi però non sapete perché abbiamo cercato di cancellare il calcio dalla storia. Trapper invece è molto sveglio perché dice per sbarazzarsi degli ultraevoluti ed è così. L'organizzazione creata dagli ultraevoluti, la New Gen, rappresenta un terribile pericolo per tutti noi. I suoi membri sono dotati di capacità fisiche e intellettive inimmaginabili. Alcuni hanno addirittura poteri psichici. Gli ultraevoluti hanno conquistato molte delle principali città e ora controllano armamenti con cui potrebbero scatenare una guerra da un giorno all'altro. Ma sono solo ragazzini, sì, la differenza è che hanno poteri spaventosi. Praticamente potrebbero resistere anche ad un assalto delle forze armate che li picchiano col manganelli sulle ginocchia. Anche sono ultra evoluti, se prendono un ginocchio penso che faccia male a tutti, eh. Speravamo che cancellando la linea temporale gli ultra evoluti non sarebbero mai nati. E invece... beh, è andata male. Forse perché siamo anche noi gli ultra evoluti. Siamo i prototipi. Gli ultra protoevoluti. Non sanno male, proto è una cosa dietro, non è... David vuole che noi aiutiamo però l'Eldorado. Direi che voi e l'Eldorado siete più o meno sulla stessa barca a questo punto. Vi consiglio di accettare la loro proposta. La priorità è salvare il calcio. E se quei ragazzi mutati a causa del calcio finiscono per distruggere il mondo, non avrete più alcun calcio da proteggere. In effetti, beh... è un grande problema, è un bel dilemma scegliere se salvare il calcio o aiutare l'Eldorado. Se aiutiamo l'Eldorado salviamo il calcio allo stesso tempo. Buono, ci sta allora, dai, si può fare. Un anno fa la New Gen ci ha dichiarato guerra. Siamo stati attaccati violentemente da alcuni dei loro elementi più forti. Né noi né la polizia abbiamo potuto nulla. Ah, quindi ci hanno provato a manganellargli sulle ginocchia. Oh, almeno. I proiettili rimbalzavano loro addosso. Quindi anche le manganellate. Ma cosa li spinge a fare ciò? Vogliono ricostruire il mondo delle ceneri e comandarlo. Oddio, questa cosa di comandare il mondo. Questa è gente che non vuole pagare il dazio, quindi che fa? Distruggiamo tutto perché siamo forti. Dove si possono contattare? Però sono stati anche onesti perché hanno sfidato la Eldorado al Ragnarok, che è praticamente la battaglia di calcio finale. In questo caso, se no, il Ragnarok era la fine dei tempi nella mitologia norrena, dove Surtur, il gigante di fuoco, distruggeva Asgard e tutto il piano astrale. Ci manca un solo giocatore, però, per essere la squadra invincibile. Ha ragione Cantrup. Però Sharp solleva un punto interessante. Ma perché non hanno preso tutto con la forza come hanno fatto fino ad ora? Perché il tempo non è dalla loro parte. Gli ultraevoluti trascendono i limiti dell'essere umano. La conseguenza diretta di ciò che è la loro aspettativa di vita è drasticamente ridotta. Non sopravvivranno all'adolescenza. Cioè, quindi questi vogliono dominare il mondo per 5-6 anni e poi addio? Non ci conviene aspettare?
non resisteremmo così a lungo. Va bene, allora, scusatemi. Vale da... Dipende loro cosa vogliono fare. Vogliono distruggere tutto e tutti. Comandare? Beh, comandano per 6 anni. Il popolo, sì, è ridotto alla fame per 6 anni. Magari alcuni moriranno, però... Dopo 6 anni... Addio, grazie, arrivederci. Gli ultravoluti sostengono che solo il loro patrimonio genetico deve sopravvivere, mentre non c'è spazio per noi. Pertanto, se riusciamo a dimostrare di essere più forti, accetteranno che la loro ribellione non ha scopo e si arrenderanno. Ma scusami, come fate a sapere che gli ultravoluti vivranno al massimo fino ai 20 anni? Cioè, questa è una cosa che vi siete inventati voi, per mettere il pepe al culo agli ultravoluti, cosa... Chi è che se l'ha inventato? Oh, presidente, gli ultravoluti ci hanno circondato. Oddio, cosa vogliono ora? Vogliono distruggere il nostro quartier generale. Forza, tutti fuori di qui, presto! Seguitemi! Guardate. Hanno davvero superato ogni limite. Questo è uno stadio. Tutto è pronto. Siamo al gran finale, allo stadio Ragnarok. È qui che noi, la New Gen, daremo inizio a un nuovo mondo. Ora è tutto più chiaro, va bene. Quindi dicevo, Fei in realtà sarebbe Gir, se non sbaglio, e Mer è l'altro tizio lì. Che poi Mer era la ragazza che ha lo spirito condiviso con Gir. Erano forti comunque quei due. Vediamo che sono diventati. Fra non molto comanderò anche il mondo, non dimenticarlo. Sì, per qualche anno, poi schiatti. E dunque, ci sono delle stanze. Ci vedremo fra 3 giorni per la prima partita. Dovrebbero essere più che sufficienti per prepararvi, no? Sì, ma mi preparerò per la seconda, perché la prima mi sa che dovevo vincerla a culo. Perché praticamente tutti quanti i Miximax che erano stati assegnati sono scomparsi. Quindi devo riassegnarli in qualche maniera. Un po' complicata la faccenda. Perché sì, il gioco mi segna che ce li ho, ma in realtà no, non ce li ho. Ma guarda un po'. La sprotocollo, Oddio, bello questo, Com'è che si chiamava questo? Sono Gamma, no, sei Hocus. Quindi dobbiamo allearci con loro per giocare Ragnarok? Ah, sono loro che non si vogliono unire a noi. Vi abbiamo battuto. Più volte. Vabbè, ci vediamo fra poco, Mo' vado a prepararmi e poi scendiamo in campo. Oh, eccolo qua, lo stadio del Ragnarok. Certo però che prima criticano le tecnologie di 200 anni prima, poi fanno il campo da calcio uguale a quello di 200 anni prima. Le geni. Sì, Mark Evans è un personaggio di tutto rispetto, infatti stanno acclamando la pietra. I rammoliti della Raymond, chi è? Optim! Non è Zaner, che è Optim, lui è un grande, lo voglio in squadra. Sono il capitano del team Opt, una delle squadre della New Gen. Quindi è un ultra evoluto anche lui. Ah, per questo si è sentito male durante le partite, perché il suo potenziale stava cercando di uscire. Jude Sharp sarà il primo allenatore della Eldorado Team Uno. Siamo pronti, sì. Si entusiasmano per niente. Insomma, è andato fino in fondo. Aiutami a capire, che cosa vuole ottenere così? Proprio niente, si sta solo divertendo un po' a giocare con la sua preda. Se fossi lui la farei a brandelli.
Desmondus, Wolfram, è un sacco di tempo che non ci vediamo. Potete evitare di mischiarvi nei miei affari. Se non vi andava bene, avreste dovuto dirlo prima. Ottima obiezione. Ovviamente non posso darti torto. Caro Simeon, sento che un legame profondo ci lega, ma siamo pur sempre molto diversi. Ti prego di perdonare la mia timidezza. Io mi sono assentato per mettere gli artigli al lavoro su un piccolo progetto. Non sei l'unico che si dà da fare. Potremmo essere inclini a vedere le tue partitelle, quindi cerca di imbastire uno spettacolo degno di questo nome. Ah, quei due. È inutile prendersela. Bene, ci siamo. Inizia l'atto finale della storia dell'umanità, il Ragnarok! Sono molto emozionato per questa prima partita. Ah, livello 40. Allora, vediamo loro chi sono. Un portiere che può fare diverse mano di luce X. Che bello. Rete da caccia e grande vortice. Oh, bella ste statistiche. Gareth Nett, Ben North. Vabbè, però. Asta e Impix, Olympics. Ok, Adarn. Questo che può fare una sola cosa, va bene. Incroce esplosivo è un po' pallosa come tecnica. Però chi è? Cameron Cambridge. Cole 7, doppia elica, ne fa qua un paio. Optimum Limbo, va bene. Fa solo un tiro catastrofico. Morso di serpente, però vabbè, non sta in porta. Chiara? Johnny Cato. E Maeda, che può fare una sola respinta rotolante, ma è un portiere. Quindi dovrei preoccuparmi solo di un attacco e di questo? Non ho molto di cui preoccuparmi, a dire il vero. Tranne quando evocano gli spiriti. Giochiamo. Sì, ho fatto un cambio già io subito. Guarda qua. Che sorpresa incredibile. Non sanno far altro che giocare sporco. Vai Arale! Sì, ma non c'era bisogno, Cioè, lo decidevo io se attivarlo o no. Vabbè, fanno tutto loro. Sono in formissima! Se lo dici tu. Ah, perché è vero, doveva ancora indossare l'armatura, lei. Però ti vado in Miximax pure io, Scusami! Vogliamo giocare ad armi impari, non pari. Sono armi impari queste. Guarda, io andrei a destra e poi evoco anche il mio spirito guerriero. Evoco Robin, signore della velocità! Quindi signore dell'autostrada. Ma cos'è? Correva come un forsennato fino a poco fa. Ha rallentato di botta? Ah, accidenti, non altro da superare lì. Che seccatura. Ma ditemi, il portiere è invinciabile? Non è invinciabile, no? Anzi, fai questo giro però, tanto che non voglio scontrarmi anche con quel piccoletto lì. Ecco, bravissimo. Ma dai! Ma perché? Ma scusatemi! Ma io dopo di Chandra Link si incazza, per forza! Per forza! È normale che mi arrabbi, no? Cioè, che cos'era quello? Cos'è successo? Cos'è andato storto? Oh! Cos'è andato storto prima? Non capisco! Oh no! Cos'era? Non mi è piaciuto quel rumore! Non mi è piaciuto per niente. Ah no, no, forse era un'altra cosa. Ah, perché siamo aumentato. Ok. Ok. Con gli altri. Ah, pensavo sotto Maior. No, così, un attimo. Dico, che cosa dice Victor? Fermi. No, non ne avevo con niente ora. Fermo. Ah, Zodiaco. Ah no, amorette, è vero. Amorette c'è lui. Ah no, però lui c'è bonus per due, attenzione, perché potrebbe vincere, Però Robin è carico. Ha sprecato molti punti, però. Questa è una cosa degna di nota, certo.
E si è quasi finiti, Tato, eh? Ragazzi, siete in 10 lì davanti, eh? Mo' non vorrei dire. Oh, se l'è finito. E quindi che fa? Niente, gli rubiamo palla ora. Io continuo a premere come un forsennato. Eccolo qui. Goldie, sei in armatura? Però te lo sei quasi finito. Mano insuperabile. Prendi il potere di Darren, la chance, e fallo tuo. Vai con le 10.000 mani insuperabili. Let's go. No. Goal! Oh, allora, ce l'abbiamo fatta finalmente, eh. Cos'è? Zodiaco? Ma per favore, ma hai già evocato l'altro spirito? Basta, quante volte... E quanti spiriti deve avere sto tizio? Ma ragazzi, ma non può avere tutti... vabbè, un altro gol mo ci fa. Vabbè però, manca a far così. La travò, certo, 2-1, ovvio. Ovvio che ci deve fare un altro gol. E questo è gioca sporco, Ma non è per dire, ma... Non ti devi levare, bravo, levati. Non intralciare Andre Link. E ora, tiro fantasma. Let's go. Dai, facciamo il due pari. Forse il due pari. Due pari. C'è ancora tutta la metà del primo tempo e siamo già agli sgoccioli di attacco, difesa e potenza e tutto quanto quello che c'è di bello in questo mondo. Guarda, usa il potere di Amoret, finiscitela. Finisciti anche questa e non voglio più saperne niente di te. Dai, finiscitela Amoret. Bravissimo. Un grande Zanark. Non ha più niente. I punti energia stanno al zero. Però c'ha ancora le forze, c'ha. Sta a zero un corno? Scusate il francesismo? No, allora, tu devi capire una cosa, gioco. Quando io premo su un'icona, tu devi scegliere il comando dell'icona, non il comando che para a te. È chiaro? Evochiamo Neptune. Dai. Così avanziamo con lui e facciamo magari, tentiamo di fare un altro gol. Allora, potrei passarla? Grosso errore. Così. Ok. Eccolo, tiro fantasma. Arriva a 200 per il rotto della cuffia, forse. Per il rotto della cuffia ci arriva a 200, e proprio 200 precisi. E mano di luce X non arriverà neanche a 110. Let's go, livello più anche tiro fantasma, amici miei. Sotto Maior, let's go. Vai, prende palla il cantropo, no. Andiamo con Virtu. Non posso senza Riccardo. Motion the penguin. No, niente, marcia a cascata. E ci fanno un altro gol. Quindi questi vogliono recuperare. Non è giusto, secondo me, eh. Non è proprio giusto. Allora, ci sarebbe Goldie che può fare. Posso rievocare lo spirito guerriero grazie a Goldie. Però devo condividere i PT. E usiamoli tutti, sti PT. Chi se ne avvantaggia? Se non li consumiamo, a che serve? Scusa, eh. Goldie, prendi... Vai, freccia bagliante! Freccia bagliante, dei mille colori! Dai, su! Vai, preso di prepotenza proprio Goldie. Mamma mia, Goldie superstar! Armature e andiamo davanti alla porta, dai! Davanti alla porta voglio andare! Però sono anche un tipo previdente, ricarico i PT di Sanguk. Ma sì, vabbè, cos'è da dietro? Ha fatto col tacco? Cos'era? Colpo di tacco? Prof, è tutta tua. Ma com'è invincibile? Ma perché è invincibile? Tira lo stesso, vai.
tira lo stesso, chi se ne vantaggia, tira lo stesso, vai. Sti pusillanime. È giunto il momento. Cosa? Ma che cosa ha? Cosa ha? B, C, D, l'alfabeto non lo sai ancora? Oh no, ci sta riscrivendo il cervello. No, non è possibile. Trapper è l'ultra evoluto. Siamo la tua famiglia, Trapper. Ti sto tornando la memoria, sei uno di noi. E sorride. Anche il prof sembra piuttosto contento di tale rivelazione. Allora, io non dico che ci deve provare per forza, però se vedi che uno ti tira la palla contro, il tuo istinto da portiere ti dice: ehi, fermiamola! Io almeno ragionavo così quando giocavo in porta. Che succede? Non è da te fare errori del genere. Certo, perché uno da centrocampo che tira nella propria porta è un errore. L'ho fatto apposta. Sei sicuro di sapere da che parte sto? Beh, in teoria quella maglia dice che stai dalla parte nostra, però non mi pare. Che ti prende? Torna della tua vera famiglia, Trapper. Bene, un uomo in meno. E così ci ha tradito. Per tutto questo tempo è stato una spia. Non può essere, è il nostro amico, non ci tradirebbe mai. Cosa gli ha fatto Simeon? Non ti dobbiamo nessuna spiegazione. Ah, è così che funziona? Noi rispondiamo solo e soltanto a Simeon. Tu non sei altro che un capitano di facciata. Ecco perché preferisco lavorare da solo. È possibile vincere ancora, eh? Un altro gol dobbiamo farglielo subito. Fallo tattico, ma che oh? Che fallo tattico è? Già che fai volare un giocatore così non è normale. Il fair play non esiste. No, dai, un altro gol. È pure debole come tiro. Questa partita è una farsa, sì. È proprio così. Non è finta finché non è finita. Giocano pulito e hanno un po' di dignità rispetto a questi playboy della New Gen. Non sono neanche un po' stanchi, com'è possibile? Bello questo che c'ha le sopracciglia di un colore e uno di un altro, poi fulmini. Voi, fra qualche anno, caput, amico mio. Colpo critico 101. Ma vi rendete conto contro chi stiamo perdendo? Contro dei tiri di bambini degli elementari. Tiri di bambini degli elementari che non hanno forza. Blade, dia difensore di salire sopra la linea di centrocampo. Sì, ma guarda, non succede nulla. Questa partita è andata, ok. Se posso segnare... Madonna. Adesso all'attacco. Sì, mister, ci proviamo. Oh, allora. Fammi fare. Evochiamo Vritra, il perfido drago. Eccomi qua, capo. E ora... andiamo all'attacco! Forza, mie Brody! E mia Berlusconi. Perché Brody, Berlusconi... un po' uno, un po' l'altro. Gli eterni rivali. Come ti gusta, eh? Oh! Sfondamento! Levati dalle palline! Colorate! Oh! Ciaparagno! Chiappate questo! Ecco, con questo non sarei proprio d'accordo, eh. È proprio la fine, sì. Per la prossima partita devo arrivare almeno al 40 con tutti. C'è chi salirà a 42, 43, 44. Però devo farlo con tutti al 40 almeno. Non abbiamo scelta, dobbiamo vincere la prossima partita. È questo che intendeva l'allenatore Sharp. Questo gol è stato un'iniezione di fiducia. Tutto calcolato, Sharp. Grande regista lui. Non capisco. Li abbiamo dominati, ma non provo soddisfazione, anzi provo... provo rabbia. Ehi, Avalonich. Sei stato in gamba. Dove vai?
Alla fine ho deciso di non aiutarvi. Vado per la mia strada. Beh, è un peccato. Avevo qualcosa di bello da darti. Un'altra iniezione? Xanark, vuoi vedere che è lui? Fai, dimmi la verità. Perché sei passato dalla loro parte? Ti hanno minacciato. Possiamo trovare una soluzione. Mi dispiace, Arion, ma non posso più far parte della squadra. Ora ricordo tutto. Perché sono tornato indietro nel tempo. E perché lottavo contro l'Eldorado. Per tutto questo tempo ho lottato perché... Perché ami il calcio? Sei stato tu a dirmelo, ricordi? No, perché noi lottiamo contro coloro che non accettano chi siamo. È la nostra missione. Missione? Che significa? Forse è meglio se te lo spiego io. Fei è un ultra evoluto, proprio come noi. Cosa? Hai capito bene. E ciò lo rende un nostro alleato. Ma non ha senso! Perché mai Fei dovrebbe stare dalla vostra parte? Beh, l'abbiamo mandato indietro nel tempo, apposta per proteggere il calcio. Siete stati voi! Diciamo che è una storia un po' complicata. In pratica ho cancellato i ricordi di Fei legati a noi, in modo che non sapesse di appartenere al nostro gruppo. Poi l'ho condotto dal professor Cryptix, l'inventore della macchina del tempo. Il professore non vuole che venga cambiata la storia, quindi ero sicuro che avrebbe collaborato. E da lì in poi, tutto è andato liscio come l'olio. Fei è tornato indietro nel tempo per impedire alla Eldorado di cambiare il passato. Ma che bisogno c'era di cancellare i suoi ricordi? Fei è un bravo ragazzo, non sa mentire. Quindi per tutto questo tempo ci hai usato come delle marionette? Beh, sì, puoi metterla così. No! Allora non era vero niente! Dicevi che c'è gente nel futuro che ama il calcio, che tu ami il calcio! Erano tutte bugie! Nah, non stava mentendo. Abbiamo cancellato i suoi ricordi, ma il suo amore per il calcio è rimasto intatto. Quando avete conosciuto Fei, era più sincero e innocente che mai. Aspetta! Scusa, ma dobbiamo andare. Fei! Comunque, direi che per questo video è tutto, amici. Nel prossimo affronteremo il secondo turno del torneo Ragnarok e vedremo la squadra con la quale dovremmo affrontare i temibili ultraevoluti. Ad ogni modo in descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!